Bayern campione in Germania, Frankfurt, ieri non ha giocato tanto male, ha giocato bene, sono 5-6% dai, quindi non troppo male. Ma poi all'80esimo c'erano tre occasioni super per Frankfurt, ma no, era parato molto bene, il Bayern ha fatto tanto turnover, e hanno vinto 1-0, segnato Schweinsteiger, e lui ha vinto 2-1 contro il Pescara, ha vinto meritatamente, poteva anche vincere 6-7-8-9-0. Avevo prima Pizzoli, eccezionale da noi, perché lui ha tenuto insieme la squadra. Probabilmente senza di lui, senza le sue parate, avrebbe perso il campionato, avrebbe giocato molto peggio. Vucinic ha segnato tutti i gol della Juventus, ha fatto tanto bene. Prima di lui, era super, non so perché non va bene, l'altro bene, Luis, ma se no ha giocato punto punto punto, purtroppo non si è dato Angelico, si è fatto male, non, probabilmente a massimo andrà in panchina contro Bagna, e lui si è fatto tanto tanto tenere, va bene con avrà l'altro, aveva la febbre, quanto ma già in team fortunati, ma se no tanto turnover. Il Bayern contro la Juventus giocherà con il consueto 4-2-3-1, con Neuer in porta, probabilmente. Questa con la formazione, Neuer, porta, la Tambor, Dante, Alaba, difesa, Schweinsteiger, Martinez, sulla mediana, poi Robert, Müller, Ribéry, sui tre quarti e Mandžukić in attacco, che non era nemmeno in panchina. Francoforte arriva con il 3-5-2 con Buffon, Barzagli, Mertens, centrocampo, lì, Isla, Paolo, forse più Paolo, Papiro, Chisi, poi il vantaggio è la mossa sulla corsa sinistra. Mi attacco Matri o qualcun altro con qualcun altro Lucinic che aveva detto che non gioca, non ho capito chi sarà, dunque no, qua era forse Anelka, non credo, Milan ha progetto contro la Fiorentina, va bene, il primo tempo non l'ho visto, ma il secondo gli aveva segnato, il primo tempo aveva segnato anche lui, nel secondo aveva segnato tra me e Palmina, poi c'erano due gol per la Fiorentina, diciamo così non erano nettissimi, una carta per la Fiorentina aveva ricevuto un cartellino rosso, forse non 100%,